Io sono un'artista che mette confine tra la vita e il lavoro, quindi il mio lavoro inizia quando spalanco gli occhi ai primi raggi della luce la mattina. Sono estremamente energica e non mi piace molto dormire. Vestire per me è comunque una sorta di approccio di coscienza alla mia identità e quindi mi vesto con un criterio che spesso se non è soddisfatto da quello che mi circonda, perché essendo la mia casa anch'essa un anfratto di una grotta, la mia grotta interna, la mia cavernosità più profonda, dove tutto quanto è attaccato come fosse un mausoleo del mio vissuto e quindi è ricco di materiali, dettagli, è un trasporto del mio studio, la casa, la mia camera. E quindi molte volte io mi costruisco le cose la mattina, se sento che il mio corpo non è abbastanza coperto, cioè c'è un sentimento che lo sta avvolgendo, mi nutre subito vestendomi e quindi mi cucio delle cose, mi avvolgo, che diventano una forma anche pittorica, materica di inizio. Quindi parto con i primi passi già portando su di me il peso del mio essere, il peso della mia vita, quello che io sono. Quindi porto fuori di casa la mia identità che è subito riconoscibile, perché magari mi trovi con, non so, una corda che rincorre tutto il perimetro della giacca, o ho tagliato nettamente in maniera aggressiva un vestito. Gesti formali, gesti performativi che sono con me, iniziano proprio al risveglio. Quindi per me la performance è la mia vita. Ma che non metto in scena con teatralità, ma proprio è una necessità mia di sperimentare, perché sul mio corpo sperimento tutto. È un paesaggio dove prendo le misure di quello che voglio essere. L'artista lavora su se stesso, l'artista per fare un buon lavoro deve lavorare con se stesso e non deve mai dimenticarsi di chi è, si deve ritrovare nelle cose che lo circondano, deve sapersi riconoscere e riconosce anche quando non vorrebbe vedersi, perché magari non si piace, ma è proprio in quel momento che capisce il perimetro del proprio corpo e in quel perimetro può far muovere delle cose. E questa riflessione, questa coscienza ci rende molto lucidi anche di fronte ai nostri obiettivi, che possono sembrare obiettivi formali, obiettivi creativi, fantastici, ma però hanno sempre un grande fondo di realtà, perché secondo me, almeno per quello che sono io, più affondo le mie radici, più i miei rami si muovono nell'aria. E capisco chi sono quando mi confronto con persone che sono diverse da me e quindi metto la luce dei pensieri. Quello che sicuramente per me è fondamentale è la coerenza, la sincerità. E siccome te la dedizione, ci vuole fatica, bisogna faticare per fare un buon lavoro. E quando si incontra un ostacolo, non è un atto di forza che bisogna avere di fronte all'ostacolo, ma bisogna diventare suo amico, bisogna essere fluidi, avvolgerlo. Sento che ci vuole collaborazione. E essere artisti sicuramente è un grande dono, perché hai la libertà di poter sperimentare autonomamente. È anche un grande peso, perché sei anche molto solo, perché comunque sei sempre una prua che taglia un nuovo stile, un nuovo pensiero. E i materiali per me hanno un grande fascino, hanno un grande sex appeal, una passionalità che supera la fisicità del corpo, proprio perché comunque si possono aggredire, si possono possedere, si possono prendere i materiali e quindi hanno questa loro sensualità che può anche essere manipolabile e può estendere la propria fisicità. Per me, quando io appoggio sulla mia pelle un ramo che poi magari diventa il supporto per una corda che intrecciandosi avvolge la mia spalla, diventando una forma contenitiva, sacciforme, per me è una borsa nidifica. E quindi che poi nidifico prende da nidi, i nidi sono le case del corpo e quindi spesso le borse per me sono delle case, dei contenitori della mia personalità e i nidi sono anche una scultura, un'installazione da cui è nato il lavoro. C'è un dentro fuori, un fuori e un dentro, una continua compenetrazione tra il lavoro che faccio, il linguaggio, le foto, i disegni, che sono progetto, ma che poi diventano trampolino per delle visioni più viscerali, mentali. Infatti attribuisco tutta la mia fantasia nei diari, nei disegni, dove posso liberare, creare paesaggi, dove si incontrano cose. Ma poi strutturo intrecciando. L'intreccio per me è stato un materiale, un modo di lavorare molto meditativo anche, perché l'intreccio mi ha sempre poi portato ad allontanarmi dal corpo. Quindi io creo delle famiglie, creo momenti separati, c'è cioè il momento in cui io mi dedico al disegno, in cui mi dedico maggiormente
maggiormente alla scultura, quindi sono più corpo, sono più mente, allora potrei essere anche più ossa, potrei essere più pelle. Allora l'abito per me è un momento dove sono più pelle, perché tutto quel pensiero che poi ho scritto in un libro che si chiama Anatomia Parallela, che è un libro che ho scritto nel 99 e che adesso è un lavoro, che è una tournée che io faccio in giro dove presento come un carrozzone del Cinquecento che esibisce le lezioni anatomiche di fronte a un popolo che non conosce i sentimenti e che li invadono perché li controllano, perché tutti conosciamo i sentimenti e ci fanno molto paura. È tutto il linguaggio che sale, è un altro, ancora un altro modo di fare performance. E adesso forse mi sento molto più vicino a questo, ma, e allora lì veramente mi sento un catapulto in un passato che non conosco, mi sento un'alchemica, mi sento forse più una vera donna, mi sento veramente che lotto per dire quello che penso, un manifesto, una dimensione anche più avanguardistica forse, non lo so, un retro, però anche qui mi vesto comunque di una dimensione, non sai mai come sarai fino a quando non ti trovi, quindi non c'è, è veramente un mettersi a vivo, è veramente sentirsi scorticati e sentire come ci si sente in quel momento.